il mondo degli educatori è alla continua ricerca di metodi e strumenti per svolgere il proprio compito. L'Associazione Nazionale Professori di Educazione Fisica e il Circolo Velico Lucano hanno messo a disposizione ad un gruppo di 50 educatori la loro organizzazione e le proprie imbarcazioni per svolgere un corso di aggiornamento sui temi dell'educazione ambientale dal 27 aprile al 3 maggio 2008 nei quadranti meridionali dell'arcipelago delle isole Ionie della Grecia. Il risultato è stata un'esperienza umana ed educativa che tutti noi vogliamo proporre al mondo della scuola e dei giovani per promuovere conoscenza e solidarietà, due obiettivi che chi educa non deve mai perdere di vista. Le immagini che vi proponiamo sono una sintesi dell'esperienza che in questa occasione ha realizzato l'equipaggio di Siris, una delle 5 barche che hanno partecipato al corso. Vai. E poi questo. E poi per ultimo questo. Tutto antes.
Giorno 27, domenica. Siamo partiti alle ore 4:30 del mattino, buio pesto, però fortunatamente temperatura ottima. Partiti da Lefkada, Preveza, ci siamo avviati verso Lefkada, abbiamo attraversato il canale, abbiamo aspettato che si aprisse il ponte girevole, abbiamo attraversato il canale e poi siamo ritornati in mare aperto. Siamo passati accanto all'isola di Itaca e di Cefalonia e poi giù in un mare splendido, azzurro, calmo, in una splendida giornata di sole. Stiamo ancora navigando, ma siamo quasi in prossimità della nostra destinazione di arrivo, Pirgos. Così andiamo a vedere Olimpia e ritorniamo indietro, un tuffo nel passato. È stato un piacere, alla prossima. Una pinza in
basta. Scantere, Fabio, sei arrivato sopra. Basta! Basta, Fabio. Fermo! Queste si vedono solo in Coppa America, queste cose. Noi facciamo la Coppa del Nonno. A proposito. Ma no, dice che non c'è audio, ha detto. Non c'è audio. Non c'è audio? No. Meno male. Che sembrava, eravamo fregati. Da come si chiama? Guarda che posizione. L'hai fatta, si parla? Si parla, certo. Che sarà successo? Attenzione sotto, Arcia, ragazzi, i tortellini con la panna. Ho detto, oh, ma che fate? Corso di cucina. Facciamo scendere un po'? Metti in tiro, Reinhardt! Tira! Tiro? Reinhardt, vai a poppa! Da fuori! Passala fuori, fuori! Ok! Con la lingua fuori! Guarda, mandaci qua! Quando hai tutte le cose particolari! Tiro! Manda giù Maurizio, manda! Sì, sì. Appena tocca a terra. Bravo! Che uomo, Patrizio! Manda giù! C'è un po' tirata di palla. Ho bisogno di un massaggio! Te la faccio io! Gioielli di famiglia! Sono salvi! È più avverto ora, pian piano! Non ti distrarre, subito che... Ora mi faccio il mio mezzo collo, si chiama questo, mi tengo il suo posto con questa mano e gliene fa un altro uguale, in questo modo riesco a farlo veloce. Ma te quadravi il nodo o quadravi me? Non ho più una tirata giù, non è venuta giù da questa parte. Possiamo andare? Solito colpo dei soliti eroi. La giornata è stata decisamente interessante. Siamo ripartiti da Pirgos dopo aver passato la mattinata a Olimpia, cosa particolarmente affascinante. E poi siamo partiti con un mare abbastanza pericoloso per fare circa 40 miglia marine per arrivare sino all'isola di... Che isola? No, non Zante, questa è l'isola di Zante, perché insomma in parole povere dopo 27 miglia fatte in maniera abbastanza impegnativa abbiamo deciso di fermarci qui a Zante. Fortunatamente la serata si sta concludendo in maniera decisamente più interessante di come è stato il tragitto. E insomma ci siamo un pochettino spaventati, ma è stato tutto sommato anche un'esperienza interessante. A domani!
L'incontro si salpa, si fa, diciamo, non dico una circonnavigazione completa, cioè si va dalla parte esterna verso occidente di Zacinto, si va a vedere la zona dove le tartarughe vanno a deporre le uova. Chiaramente non è questo il periodo in cui ci stanno, quindi non è che è possibile vederle in qualche modo, però insomma cerchiamo di capire qual è l'ambiente, com'è, eccetera. E poi andremo a vedere la zona dove c'è la spiaggia del Relitto, si chiama, che è un posto dal punto di vista paesaggistico eccezionale, perché sono tutte le cartoline, tutti i calendari, insomma vale la pena. Poi continueremo alla rotta lungo la costa sempre occidentale per arrivare ad Argostoli, che si trova a Cefalonia, e lì ci fermeremo. Questo, diciamo, in grande linea è il programma di oggi. Allora attenzione, mettiamo in campo l'astronautica di Brindisi e l'astronautica di ha creato dei capolavori che sono inimmaginabili. Allora perché i nostri giovani, i nostri ragazzi, i nostri studenti possano diventare poi coloro che difendano questi capolavori, bisogna che loro vivano queste emozioni, queste sensazioni che dà la bellezza della natura. Per cui educhiamoli alla bellezza, facciamoli visitare questi luoghi, facciamoli vivere queste emozioni che poi sono il miglior veicolo per l'educazione ambientale e l'educazione alla cultura del territorio. Con questa splendida inquadratura sul tramonto delle isole greche chiudiamo questa giornata. Abbiamo fatto una traversata decisamente interessante, siamo passati dall'isola di Zante, di Giacinto, siamo passati qui all'isola di Cefalonia, stiamo ormai a poche miglia dal porto. E la giornata è passata in maniera decisamente tranquilla, navigando e vedendo delle splendide spiagge e delle acque altrettanto splendide. Direi che il commento della giornata è concluso.
giornata positiva. Quello che si dice una razza o una faccia, ma anche vari momenti storici ci hanno portato molto vicino. Le nostre isole, come facendo porta dal il resto dell'Europa alla Grecia, ci interessa molto, che abbiamo delle relazioni di amicizia con tutti i popoli, tanto più che con l'Italia, che abbiamo, penso, molte cose che ci uniscono. Da di questo corso di formazione è quello di far avvicinare gli insegnanti e quindi poi gli studenti alle problematiche ambientali marine soprattutto, tramite gli sport.